Buongiorno, buonasera. Volevo provare a intrattenervi sui detective dell'occulto. Se siete su questo canale sapete già di che cosa parlo, cioè di quegli investigatori che professionalmente si occupano di indagini sul mondo del paranormale. Quindi, la caratteristica di questi investigatori, come tutti gli investigatori, è la sistematicità con cui affrontano queste indagini. Non si tratta pertanto di incontri occasionali, come più delle volte accade nei romanzi. Abbiamo una figura ricorrente che si occupa appunto di indagare su apparizioni spettrali, mostri, incantesimi, maledizioni e così via. L'elenco sarebbe lunghissimo e quindi non lo farò. Ve ne citerò qualcuno così spot, concentrandomi soprattutto sulle diverse tematiche, sui diversi metodi di approccio che queste figure hanno verso l'oggetto della loro indagine. Naturalmente, però, bisogna cominciare dall'inizio. E l'inizio, come al solito, è dovuto a quel geniaccio di Poe che con Dupin e in particolare con I delitti della Rue Morgue ci mostra un investigatore che è sì un investigatore, ma ha a che fare con dei delitti che, come sa chi ha letto il romanzo, non hanno nulla di umano, letteralmente. In realtà, e anche qui spoiler a go-go, non c'è neanche nulla di soprannaturale. Pertanto, Poe non soltanto inizia il poliziesco, il giallo moderno, ma dà anche una traccia che poi arriva fino ai giorni nostri, nella quale la storia dell'investigatore del paranormale serve a dimostrare o a scoprire che, come direbbe o avrebbe detto Ezio Greggio una volta, paranormale, ma in realtà è normalissimo. È una storia, dicevo, lunga. Lungo questo filone si collocano, per esempio, scusate se poco, Sir Arthur Conan Doyle, anche se poi lo scrittore ebbe tutt'altro percorso, che nel Mastino dei Baskerville ci mostra Holmes alle prese con una maledizione, un mastino, uno scaturito dall'inferno, che ammazza tutti i discendenti di una certa famiglia, i Baskerville appunto. E arrivo fino ai giorni nostri, fatemi citare, saltando un bel po' di gente, Fred Vargas, o Vargas, essendo francese, che è una scrittrice il cui protagonista, il commissario Adamsberg, spesso si imbatte in manifestazioni che non sono paranormali, ma che rimandano a leggende passate. Penso a romanzi come, per esempio, L'uomo rovescio, in cui sembra addirittura che l'assassino sia un lupo mannaro. Adamsberg si imbatte poi in delitti che si riconducono al vampirismo, antiche maledizioni, eccetera, eccetera, ma naturalmente ancora una volta non c'è nulla di veramente soprannaturale. Cito in Italia, perché in edicola, il personaggio creato da Stefano Di Marino, che è Bassalieri, il quale è un prestigiatore, a me ha sempre ricordato un po' un James Randi un po' più figo, diciamo così, che all'interno di una cornice gialla, razionale, eccetera, eccetera, ha comunque a che fare con un mondo legato all'occulto, al gotico, eccetera, eccetera, e che però in realtà, ripeto, non ha nulla di trascendente. C'è poi un altro filone, in cui invece, all'interno del romanzo o del racconto, evidentemente, il soprannaturale è dato come reale, come esistente. Probabilmente l'iniziatore di questa figura, e anzi il creatore dell'investigatore dell'occulto, è stato Joseph Sheridan Le Fanu, che oltre ad aver creato Carmilla, quindi un vampiro antecedente a Dracula, e già con caratteristiche molto moderne, ha creato anche con il dottor Martin Selius, protagonista di Cinque Storie, un investigatore professionista dell'occulto. Poi, naturalmente, dovrei citare
Devo, anche se, ripeto, limiterò le citazioni al minimo, Algernon Blackwood con il suo John Silence e l'antiquario creato da Montagu Road James. Allora, spesso questi investigatori sono prima di tutto dei testimoni, cioè persone che raccontano spesso in differita, in occasione di riunioni con altri amici, tra i quali sovente si trova il narratore, stesso sono narrati in prima persona, fatti misteriosi, inspiegabili, in cui si sono imbattuti. E così abbiamo coperto già quasi tutto l'Ottocento. A volte questi investigatori non sono semplici testimoni, ma proprio avversari del paranormale. Dobbiamo così, per forza di cose, citare almeno Seabury Quinn, che è l'autore più rappresentato, più pubblicato su Wire Tales. Wire Tales sappiamo tutti che cos'è, quindi non lo dirò. Dirò semplicemente che i personaggi da lui creati, vale a dire il dottor Tonbridge, che fa un, diciamo, ricalco un po' Watson, Jules de Grandin, che per certi versi fa il verso a Holmes, per altri versi a Dupin, sono investigatori dell'occulto, e qui l'occulto, invece, il paranormale, è decisamente, senza esitazione, l'avversario. Le storie mi pare siano addirittura 43. Qui abbiamo contrapposizione: l'investigatore che, anziché scoprire l'assassino, scaccia il fantasma, debella il mostro, annulla la maledizione e così via. Non è un semplice testimone. Non solo. Sempre rimanendo su Wire Tales, ma non solo, dobbiamo citare ovviamente Randolph Carter. Randolph Carter è l'investigatore dell'occulto, avrebbe dovuto essere l'investigatore dell'occulto creato da Lovecraft, soltanto che Lovecraft da par suo inizia in un modo che sembra abbastanza simile a quello dei suoi colleghi. Ma ci presento un Carter sedotto più che altro da un problema conoscitivo, che si preoccupa soprattutto, Lovecraft era ossessionato su questo, di definire che cosa sia l'innominabile, che cosa sia la realtà spaventosa che si nasconde sotto la tranquillizzante apparenza delle cose. Egli quindi non scopre. In realtà, ben presto le sue avventure perdono il carattere, sono poche poi tra l'altro, il carattere di un'indagine propriamente detta, e diventano o un'avventura onirica, quasi un romanzo picaresco, anzi lo definisce proprio come un tentativo di romanzo picaresco, mi riferisco alla ricerca dello sconosciuto Cadath, dove non c'è più nessun mistero soprannaturale da risolvere, ma il mistero è appunto la realtà stessa del mondo e la possibilità di salvezza che probabilmente si trova nel sogno e nel ricordo, che però ha una doppia faccia e la seconda, quella nascosta, è terribile, Nyarlathotep, e infine finisce con la chiave d'argento per perdersi appunto nel mistero del reale. Quindi è come spesso accade ai protagonisti di Lovecraft, Carter, anziché combattere, pur avendo iniziato a combattere il soprannaturale, finisce poi per aderire ad esso e alla sostanziale impotenza dell'uomo di fronte al mistero dell'essere. Poi vorrei citare, perché probabilmente molti non se l'aspettano, anche niente meno che Agatha Christie. Agatha Christie fa qualcosa di ancora diverso, con un personaggio su cui poi non ho lavorato tantissimo. Crea non un investigatore dell'occulto o del paranormale, ma un investigatore paranormale. Il misterioso signor Quinn, protagonista di alcuni racconti, è probabilmente un fantasma, un non morto, di lui si dice, che appare e scompare un po' come Deus ex machina.
Quinn è un gioco di parole che palesemente ammicca ad Harley Quinn, Arlecchino, che come sappiamo in realtà era un demone. Quindi la differenza qual è? È che qui a essere paranormale non è il caso, ma è l'investigatore. Poi Agatha Christie non porterà fino in fondo questa linea, perché già negli ultimi racconti, anche qui sono abbastanza pochi, il vero protagonista finisce per essere il signor Seth White, e cioè diciamo così, il collaboratore umano, pienamente umano e vivo e vegeto di Quinn, il quale così ogni tanto si limita a dare alcune indicazioni oracolari. Però abbiamo parlato finora del Novecento. Poi, cosa è successo agli investigatori dell'occulto? Beh, sappiamo che Wiretales ha chiuso, eccetera, eccetera, ma la linea ha continuato, è proseguita e molto probabilmente ha cambiato semplicemente mezzo. Gli investigatori dell'occulto continuano a esistere. Devo citare per forza di cose, e poi magari i veri appassionati come Fabio, Mauro lo tratteranno, Dylan Dog, che è un investigatore dell'occulto che ammicca a questa tradizione e che è come che, appunto John Silence, come appunto il personaggio di Quinn de Grandin, un avversario della figura paranormale, ma che diciamo così ha un approccio molto più problematico. Nei fumetti, mi limiterò a dire questo, spesso il paranormale è un modo per criticare la normalità da parte di Dylan Dog, che è un emarginato. In realtà, poi probabilmente il campo d'azione in cui più frequentemente negli ultimi tempi operano gli investigatori dell'occulto è la televisione, il video o il cinema. Devo per forza di cose accennare a X-Files, in cui abbiamo appunto i due investigatori, cioè Fox Mulder e Dana Scully, che investigano professionalmente su fatti strani. Ok, la maggior parte delle storie riguarda la vicenda degli alieni, ma ce ne sono non poche che hanno a che fare col gotico tradizionale, con l'occulto tradizionale o qualcosa di molto simile. E in questo caso la dinamica viene spostata, nel senso che molto abilmente i giocatori e gli sceneggiatori giocano sulla dinamica fra i due personaggi nei termini di scettico e di credente, il famoso io voglio credere di Fox Mulder, dinamica che poi tra l'altro abilmente si inverte nelle ultime puntate, riprese dopo anni in cui i ruoli si capovolgono ed è Mulder a dire: ma io tutto sommato in questi mostri nati nel 2000, in questo immaginario del 2000, non mi ci trovo più. Intelligente presa di coscienza e gioco narrativo da parte degli sceneggiatori. In un certo senso, infine, visto che ormai siamo passati dai telefilm autoconclusivi rapidamente alle serie, penso che si possa parlare della famosa serie di Supernatural, che va avanti a diverso tempo, forse adesso si è anche conclusa o si sta per concludere. È attraversato tutta una sua evoluzione e passata da appunto ancora una volta detective dell'occulto, diciamo così, che hanno a che fare con manifestazioni demoniache, a una struttura più complessa in cui in realtà l'indagine passa in secondo piano rispetto alla lotta contro le forze di volta in volta riconosciute malefiche del paranormale. Altrettanto si dica sì, infine, per Constantine, che vabbè, per carità è un sacerdote, non è un investigatore, ma tutto sommato è abbastanza affine a questa dinamica. Detto questo, come detto, mi rimproverete di aver saltato chissà quanti, di aver parlato poco di John Silence, di aver omesso per esempio l'investigatore creato da Manly Wade Wellman, cioè John Thurston, e altri che adesso non sto a nominare, tanto vi sarete già dimenticati non appena ho finito di parlare. Ma mi pare appunto di aver parlato anche troppo, e
con questo, avendo sperato di darvi così una panoramica un po' sommaria sulle diverse metodologie con cui gli investigatori dell'occulto si approcciano all'oggetto della loro indagine, vi do appuntamento alla prossima volta.